Le stelle cadevano dal cielo, è riferito a Satana, e quando gli sono state date le chiavi del pozzo dell'abisso, egli rilasciò orde di demoni sulla terra, che apparivano come un'invasione di alieni dallo spazio, il primo muro. Questi angeli malvagi, come extraterrestri, avranno un'apparenza distinta e lanceranno un attacco orribile alla Terra che durerà letteralmente 150 giorni. Sappiamo che l'invasione aliena è un problema costruito. Naturalmente un rappresentante dell'umanità sarà scelto per negoziare un trattato di pace con questi invasori. La soluzione sarà predeterminata e sotto il controllo diretto dello stesso Satana. Francesco, l'ottavo ed ultimo Papa, si farà avanti per negoziare questa pace totale. Questo è l'evento che inizierà la lotta finale fra le forze del bene e del male, sotto la minaccia della continua aggressione extraterrestre. Le persone del mondo si uniranno insieme per intraprendere una guerra implacabile contro tutti quelli che porteranno la verità della Bibbia. Il culmine di queste bugie con l'invasione di extraterrestri profetizzato nella Rivelazione 9. La verità è, un'invasione extraterrestre non è possibile dentro una terra racchiusa. Le persone che conoscono la verità comprenderanno rapidamente che qualsiasi apparenza extraterrestre nel nostro sistema chiuso saranno solo dei demoni. Ogni tentativo per sistemare il Papa a capo di una religione unificata mondiale sarà notoriamente un fallimento. Il Papa non sarà mai accettato come il salvatore della razza umana di un trattato di pace arrangiato da demoni. Se andiamo a riassumere il nuovo trattato, che restringe ancora di più l'accesso a queste terre ghiacciate, si vede che effettivamente c'è qualcosa nella zona che vogliono tenerci nascosto. Molte persone pensano che si tratti di basi extraterrestri, oltre ad un'immensa terra abitabile, molto al di là del muro antartico. Ma credo che esista qualcos'altro. Esseri di luce, saggi e trascendentali, consiglieri extraterrestri proteggono amabili insegnanti che possiedono grande amore per la vita intera. Questi maestri ascesi e queste creature extraterrestri dirigono tutte le energie nel reame fisico verso la sorgente. Essi sono in grado di inviare speciali frequenze olografiche per sanare e regolare il campo elettromagnetico in tutti i piani dell'esistenza. La risposta è perché le persone col sangue tipo RH negativo sono veramente differenti. Così differenti, infatti, che alcuni ricercatori scientifici attualmente credono che attraverso la produzione di vita aliena sul pianeta Terra, quale entità biologica extraterrestre, EBE, è stato progettato in particolare per mostrare dettagli critici sulla copertura delle operazioni del bilancio nero delle agenzie di intelligence, come i servizi segreti di accordi per gli UFO, visite di alieni e civiltà extraterrestri reali oppure inventate. Tutti i presunti rapimenti alieni sono in realtà inganni elaborati, perpetrati contro persone insospettate che sono state trasportate in speciali laboratori equipaggiati nel sottosuolo. Le illusioni di navicelle spaziali comandate da extraterrestri o da alieni grigi attorno a tavoli operativi inventati come copertura per permettere migliaia di rapimenti di persone nell'interesse del governo. Ci hanno mentito da tanto tempo. Senza il modello a globo non è possibile avere il Big Bang. Senza il Big Bang la teoria dell'evoluzione non può essere considerata. Senza la teoria dell'evoluzione la scena dell'umanità extraterrestre è finita. Senza tutte queste menzogne le persone iniziano a pensare al creatore. Chi siamo? Da dove arriviamo? Guardiamo alle cose che non vogliamo vedere. La verità contro le menzogne. Questi credo sono essenziali per la macchinosa strategia senza fine di Satana, demoni, che fingeranno di essere alieni, invaderanno la Terra nella prima calamità che permetterà all'ultimo Papa di mediare sul trattato di pace con questi furtivi demoni extraterrestri. Istantaneamente si sono diffusi i film di fantascienza come Star Trek, La Guerra dei Mondi, con l'idea di lontani pianeti dove si promuovono gli extraterrestri.
Ed oggi abbiamo migliaia di film di fantascienza che incentivano l'idea di un universo senza fine e pianeti, compresa la nostra Terra, che sembra così realistica, usando i programmi con le più avanzate animazioni computerizzate in 3D, di disegno grafico e di schermi verdi. E ci caschiamo tutti, credendo si tratti di verità. Questa è la ragione per cui lasciano sempre l'interrogativo sulla domanda dell'origine o della creazione dell'essere umano. Perché il piatto dell'elite è di annunciare in un futuro prossimo la scoperta di una razza extraterrestre che potrebbe averci creati e che confuterà la creazione descritta nella Genesi, che unificherà tutti i paesi sotto il nuovo ordine mondiale per combattere uniti contro questa minaccia aliena. Vediamo pertanto che il Papa sta seguendo lo stesso copione della elite. Lasciano aperta la domanda dell'origine dell'essere umano per promuovere l'idea di una civilizzazione extraterrestre che potrebbe invadere la Terra, qualcosa che secondo il progetto Blue Beam sarebbe possibile attraverso un tipo di tecnologia olografica. E questa è una visione che tutti dovrebbero avere, secondo me dovrebbero andarci tutti, perché ti cambia e sei alla fine un terrestre umano migliore dopo che sei stato nello spazio e sei diventato estraterrestre. Lo spazio ti amplifica le tue credenze, quello a cui credi. L'apparizione degli alieni è portata avanti da molto tempo da Hollywood, che ha fatto percepire alle masse mondiali, attraverso film come E.T., Men in Black, Star Wars e le varie serie di fantascienza anche in televisione, vedi Star Trek e altre nuove serie televisive, per spingere sempre più l'aspettativa di una forma di vita extraterrestre là fuori. I gesuiti sono dietro a questa promozione del modello eliocentrico della Terra globo, in opposizione al modello geocentrico delle scritture della verità della Terra piana. La società dei gesuiti ha sfornato miriadi di astronomi, un numero incredibile rispetto a qualsiasi altro ordine religioso nella storia. Questi pseudoscienziati religiosi hanno avuto un ruolo determinante nello stabilire la forma del mondo, in modo che possa essere vulnerabile per uno pseudo-attacco alieno da parte di extraterrestri. Quale modo migliore per convincere le masse dei contribuenti sulla necessità di armare lo spazio per spaventarli con lo spauracchio definitivo? Gli extraterrestri! Grazie. Successivamente è stato creato un ambiente all'interno del quale gli scritti di Charles Darwin hanno trovato un pubblico ricettivo. Una scienza ha mostrato che la Bibbia era sbagliata. Il denigratore poi si è discostato da tutti i suoi ragazzi religiosi. Tutto è diventato improvvisamente possibile. Non c'era niente al di sopra delle domande, compreso il modo in cui la Terra sembrava apparire nella vastità dello spazio con tutto il resto e l'esistenza degli extraterrestri. In combinazione con Hollywood e il genere fantascientifico, la NASA ha creato un ambiente in cui il contatto con le forme di vita extraterrestre è sia pauroso sia desiderabile. Gli autori Tom Horn e Chris Putnam hanno pubblicato recentemente un libro sbalorditivo in cui affermano che il Vaticano cerca attivamente la vita extraterrestre con il loro nuovo telescopio Lucifer. Il libro Exo Vaticana Petrus Romans, progetto Lucifer e il piano sorprendente del Vaticano per l'arrivo di un salvatore alieno, afferma che il Vaticano sta aspettando un salvatore extraterrestre. Il 12 maggio 2014 Papa Francesco ha espresso la volontà di battezzare extraterrestri che indicassero il desiderio di battesimo. Dopo che il Vaticano ha tenuto una conferenza di 5 giorni sulla vita extraterrestre, il sacerdote cattolico Jonathan Morris è apparso su Fox News USA per rispondere ad alcune domande. Come cambierebbe allora l'insegnamento della Chiesa se consideri per un momento, se determini che lì c'è una vita extraterrestre? Bene, una cosa sarebbe affascinante, non solo se ci fosse vita extraterrestre, ma se ci fossero forme di vita intelligenti extraterrestri. Questo ci farebbe sicuramente tornare indietro e dire: forse la nostra comprensione delle verità perenni deve essere aggiornata. Questi angeli malvagi
come extraterrestri, avranno un aspetto preciso e lanceranno un orribile attacco sulla Terra della durata di 150 giorni letterali. Eventi cronologici. La guerra mondiale termina il 15 agosto 1945. Vengono fondate le Nazioni Unite il 24 ottobre del 1945. Gli Stati Uniti fanno l'operazione militare High Jump in Antartide nell'agosto del 1946. E dove vanno? Vanno a cercare di attraversare l'Antartide. In altre parole, secondo la gente, la CNN, il National Geographic, tutti coloro che controllano il mondo sono andati dagli Stati Uniti. Si presume che sono andati in Antartide, qui in basso, con un'operazione chiamata High Jump o Grande Salto nel 1946, con 4.300 uomini, 13 navi, 33 aerei, portaerei, rompighiaccio. Un'operazione preparata per 8 mesi, durò solo 6 settimane. L'ammiraglio Byrd si è suicidato. Questa è storia. Nell'anno 1947 si ritrovano i manoscritti del Mar Morto Qumran, che hanno a che fare con questo. Tutto quello che succede in Israele ha a che fare col mondo. Nasce per decreto lo Stato di Israele nel 1947. L'Unione Sovietica fa il suo primo contratto con l'Antartide nel gennaio 1947 e succede il famoso incidente di Roswell nel Nuovo Messico. Il primo contatto con un UFO. E qui inizia la storia degli UFO nel 1947, in luglio. Iniziano i film di Hollywood con gli extraterrestri, i marziani e gli UFO volanti dal 1947.